Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Forti di me, più forti, cioè nel senso non che ci voglia tanto. Vabbè, vaffanculo, faccio sentire, basta. Morris Production. Più mostri nella testa che dentro sto film. La mia vita che è una merda, sembra un lunedì. Per entrarmi nella testa sai che serve il pin. L'esplode poi tutto quanto là dentro bin. E sai che faccio schifo ma solo per gli altri, perché c'ho quattro felpi insieme a quattro panni. Ma quanto pagheresti per essere nei miei panni? Dammi un cazzo di motivo ora per cambiarmi. Ah, e non è facile. Saranno cazzi miei se prima o poi cambio le pagine. Agile a muoverti su queste rapide, perché ti voglio in fiamme da Pompei fino a Cartagine. Ah, e cosa dico? Non sono troppo bravo a fare melodico. Me lo dico sempre che non sono il tipo. Sai che fa l'amico per il clout, ma che schifo. Ma che cazzo di fastidio se ti smonto come il brico. E ma non voglio andare avanti, che troppe volte mi han detto che sono più magro adesso. Ci penso specchio riflesso, no cazzo come non detto. Risposto mi sento. 15 secondi, io non. Basta, come va va? Se mi la vita è come. La vita è come un limone, prima o poi esce la crema pasticcera. Bravo Rubino, grande. Esatto. Grande. Io penso che sia risolta la questione. Sono sì, molto. Cioè, non è una persona che comunque ha 50 sfumature. Me lo cercherò. Ok, quindi Gioele, la situazione è violenta, come la chiameresti? Vacca. Sei mio. A me non piacerebbe tanto, però sai. Se è vero che non ti ispira. Dico quello che mi passa dalla testa. Ah, ok. No, ti chiedevo se in caso cambiavi parola. Tranquillo tu, se vuoi andartene, non farti problemi. Vuoi dare un bacino? Oh! Avete visto? Tu l'amore ce l'hai già? Che cazzo non sei ce l'ho già, fare? Perché non mi io piace? Io me ne vado fuori dal cazzo, ho perso tempo. Non capisco le persone che vengono qua per fare hype. Per fare hype andate in piazza, tirate fuori la figa e pisciate davanti la chiesa. Non rompetemi i coglioni, non fatemi perdere tempo. Che io adesso potevo scopare con la mia ragazza, invece sono qua a perdere tempo con delle ragazze che vogliono solo follower. Porca troia, andate tutti a fare in culo. Io me ne vado così e andate a cagare. Mi sono rotto il cazzo, 2021. Volete solo i follower, scopate per no. I follower. Non ne posso più, addio. No. Non funziona proprio così, però. Bravo Max, è la mia stima. Elisa, tu scoperesti Gioele? Non credo. A Natale le davo anche la tredicesima. Diciamo che le scopate più belle me le sono fatte con lei. Perché lei è come se era proprio la mia fidanzata. Mi spezza no. Che le davi la tredicesima. Una fidanzata. Ma la sì, tredicesima però, ma non più di una volta a settimana? Non aspettatevi che diventerà una roba incredibile, perché non diventerà mai una roba incredibile, rimarrà sempre abbastanza schifosa, però un pochino la migliorerò. No, non fumerò neanche l'IQOS qua, perché ho paura che se si impregna il fumo nei pannelli fonoassorbenti di spugna, poi veramente io faccio live per un mesetto e poi dopo un mese mi viene un cancro ai polmoni, perché porco diaz, se si incastra il fumo nei pannelli fonoassorbenti, cioè io entro qua, se voglio fumarmi una sigaretta, entro qua, mi metto qua a respirare un attimo e praticamente la situazione è uguale, cioè entro qua, mi fermo, me la fumo, mi respiro un attimo e la situazione è assolutamente uguale. Avete visto? No, me la clippate? Sì. Mi ha avvicinato la guanciotta, eh? Ma non so perché, a me mi sono sempre chiesto come Pluto può parlare nonostante sia un cane. No, ti prego, non cominciare con queste cose. No, vabbè, non so. I cartoni animati tutti parlano. Di... Cioè, no, ma perché ho un mio momento di depressione... Scusami, fai vedere la notifica sopra? No! No, mi fai... Porca di quella troia! Falla vedere adesso! Fai vedere la notifica sopra, per favore, Fiorenza? Voglio solo vederla un secondo.
Sì, la grande, il locale lussuoso di Milano. Andiamo all'Hollywood. L'Hollywood, scusate, non ci sono potuto andare a ottobre, dovevo partire perché ho dovuto fare controllo a Firenze. Io faccio The Hospital, sto 2-3 giorni a Firenze e poi scendo. Ma non ho capito, quando è che vai all'Hollywood? Dovevo andare a ottobre, poi dovevo andare giorno 1, ho fatto di nuovo la TAC, siccome a Firenze mi hanno trovato delle cistoline. Un bacione grande. Ciao! Jody, Alfred, vai! Jody, vai, pronti? Vai! Oh! Vai! 3, 2, 1, bello! Bello, come me, Pazzarello! Bro, casato, bello, è come me, Pazzarello! Ce l'abbiamo fatta! Anch'io! Non si dorme. Ciao Ornella! Ciao Ornella, grazie! A tutti i vostri follower, sono dei ragazzi stupendi! Vero? No, sì. Ho scoperto di avere un gruppo qua e mi sta dando troppo fastidio. Caspita! No, è un brufolo, veramente. Sì, però diciamo che c'è. Vabbè. Non stavo comprendo in realtà, è orribile, lo so. No. Non avete mai avuto un brufolo? No, non è un problema. Un'acne cistica io in faccia. Anch'io più o meno, però non è quello, cioè perché era molto visibile tutto, quindi su il Twitch brufolo, un po'... No, puttana di quella Eva, non il brufolo. Questo canale sta per prendere il volo. Mi state mettendo sempre in imbarazzo, c'è un brufolo creato di danni. No. Colpa mia, c'è no, Naomi, il problema non era il brufolo, ma era quello che c'era attorno, che era molto molto esposto, e su Twitch c'è una politica... No, non si vede niente. Guarda troppo di più. Ho un'idea. Brava. Ci piacciono quei maglioni natalizi. Se squadra sono 5 anni, non so se anche da te. Però sì, siamo in Italia, a meno che tu... Neuroanali, le proprie... hai altre domande? Ecco, per esempio, l'Aikos che stai fumando. Hai domande sull'Aikos? Io sono molto male delle sigarette. Cioè, ho visto un video che fanno vedere... Scusami, ma un attimo... Sono sotto acidi, cazzo, te lo giuro. Scusate, non è uno sponsor, non mi frega un cazzo di sto sito. Cioè, oddio, se mi sponsorizza, mi regala dei LED, ben venga. Però per ora è una merda, nel senso, non me ne frega un cazzo. Solo che a quanto pare avrebbe bisogno più che di uno sponsor di server nuovi. Perché, ma che lo compri a fa? Ma David, tu perché hai comprato lo squalo? Dimmi perché lo compri, perché hai comprato lo squalo? Ci pensavo io, vabbè, David, fa niente. No, te lo chiederò quando quelli personalizzati. Tanto prima che torni, come primo impatto, com'è? A uomo a uomo.